Buonasera, buonasera a tutti voi, benvenuti a Una Montagna di Libri. E grazie, grazie per essere così in tanti questa sera. Sono molto felice di darvi il benvenuto all'Alexander Girardiol di Cortina d'Ampezzo e di salutare coloro che ci stanno seguendo in diretta su YouTube, su Facebook e sui canali social del Corriere della Sera, Corriere.it, nostro partner ufficiale, sulla homepage del Corriere, e infine anche grazie a Mondadori, che so che in questo momento sta trasmettendo sui propri canali questo appuntamento così importante per noi. Velocissimamente vi ricordo che Una Montagna di Libri, festa della letteratura di Cortina d'Ampezzo, prosegue in questa sua 27esima edizione per tutto l'inverno. E ci vediamo domani e saremo al Miramonti Majestic Grand Hotel con Gian Arturo Ferrari e la sua storia confidenziale dell'editoria italiana, edito da Marsilio, libro che racconta in un resoconto insieme personale e collettivo i molti anni spesso mercantili, spesso come lui ha definiti anche di furtivi delle sorti dell'editoria italiana, ma anche ovviamente in retroscena che lui ci poteva rivelare. Domani, ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel, con l'intervento, e ci fa molto piacere, di Giancarlo Loquenzi, conduttore di Zapping. Ancora, ci vediamo poi dopodomani, sempre all'Hotel Miramonti, con Michele Masneri, che ha scritto, come forse molti di voi sanno, un delizioso racconto dei nuovi poteri economici italiani, le nuove dinastie, la nuova vera nobiltà, quella senza blasone, scrive, e l'ha raccontato con Rizzoli in un libro spassoso, e pensate un po', ci sono persino delle dinastie imprenditoriali romane, lo dico persino perché Masneri ironizza su questo, non me ne vogliate. C'è da divertirsi, siamo il 6 di gennaio al Miramonti, e infine il 7 di gennaio, doppio appuntamento, alla mattina Olesya Yaremchuk, scrittrice ucraina, ci racconta le mille identità di una nazione che è stata stoltamente descritta come una nazione di neonazisti, mai era più sbagliata la definizione, il perché però lo scopriamo attraverso le tante minoranze che compongono quel paese e che purtroppo anche l'hanno composto, e dove purtroppo ogni tanto, a causa della storia del Novecento, alcune di queste identità sono andate perdute. Lo farà con Yarina Grusha Possamai, che è docente di letteratura ucraina all'Università Statale di Milano. E infine chiudiamo questa prima parte di Una Montagna di Libri, sempre il 7 di gennaio, ma al pomeriggio, qui con Francesco Costa, che è autore di California, la fine del sogno. Questo per quanto riguarda la prima parte di Una Montagna di Libri, ma voi sapete che il festival prosegue a gennaio, febbraio e marzo, e ho una buona notizia per voi, non sto per dirvi il calendario di allora, lo potete trovare sul sito internet di Una Montagna di Libri, sul nostro Deplian. Signori, veniamo all'incontro di oggi. Devo dirvi una cosa, quando il primo di gennaio, a mezzanotte esatto, ho visto a Cortina esplodere una grande quantità di botti, oggi lo dicevo ad Alessandro Piperno che è qui, ho pensato che se non proprio negli anni del riflusso eravamo finalmente almeno in un anno di felice festa, anche cafona come deve esserlo a Cortina d'Ampezzo in alta stagione dopo anni di penitenza. La grande cosa però è che ci sono stati degli autori che ci hanno seguiti anche in quegli anni di penitenza, quando c'era il Covid, quando c'erano i lockdown, quando c'erano momenti non proprio così smaglianti per il turismo in Italia. Questo è stato l'autore che sarà con noi oggi, che è qui con noi oggi, e al quale sono molto grato. Abbiamo festeggiato con lui i 10 anni di Una Montagna di Libri con una sua bellissima lezione, un'altra la farà questa sera. Per introdurlo qui con me però stasera c'è un'amica e uno sponsor irrinunciabile di Una Montagna di Libri, che è Emanuela De Zanna, e alla quale chiedo di venirmi qui a raggiungere un istante per un saluto velocissimo al nostro pubblico, e che ringrazio molto. Grazie Francesco. E grazie a Una Montagna di Libri per questa nuova straordinaria opportunità. Io sono una grandissima fan di Alessandro Piperno e devo dire che avere avuto l'opportunità di seguirlo nel 2019 con la Lectio Magistralis su Philip Roth, che ricordo era l'occasione per festeggiare i 10 anni di Una Montagna di Libri, lo scorso anno, quando dici, come tu ricordavi, in un momento non proprio felice e semplice, eppure avevamo assistito a una meravigliosa presentazione, se non ricordo male, moderata dall'eccezionale, l'eccellente Michele Masneri, che sarà ospite domani sera di Una Montagna di Libri. Quindi ti ringrazio per questa opportunità, perché questo fa di Cortina una località ancora più unica di quella che è. Una località dove si può passare dalla mattina ai meravigliosi paesaggi, godersi questi meravigliosi paesaggi naturali, il pomeriggio naturalmente un po' di shopping cooperativa, perché questo è indispensabile, e per finire gli incontri con Una Montagna di Libri. Quindi io sono veramente grata, io con la cooperativa, grata e onorata di poter essere sempre al vostro fianco. Grazie.
Grazie, grazie Emanuela De Zana, direttrice della cooperativa di Cortina. Signori, lo ha ricordato un attimo fa Emanuela De Zana, nel 2019 fu una bellissima lezione su Philip Roth e non potrò mai dimenticare l'emozione, il brivido che provai sedendo in prima fila a sentir parlare del lamento di Portnoy accanto alla mia catechista dei miei anni di gioventù. Questa sera è intorno a questo libro magnifico, Proust senza tempo, edito da Mondadori, lente attraverso la quale Alessandro Piperno ci racconta, come farà questa sera, tante altre sue straordinarie e preziose letture. Dico che alla fine di questa lezione, ovviamente, l'autore è disponibile per la firma delle copie che si tiene nel foyer dell'Alexander Girardi Hall. Signore e signori, Alessandro Piperno, e grazie. Signori, buonasera. Vi ringrazio di essere qui con le partite della Roma e della Lazio in corso. Allora, vediamo un po'. Una delle esperienze, diciamo così, vertiginose che da una certa età in poi ciascuno di noi è tenuto a fare è quella di rincontrare persone che non vedeva da tanti anni. Naturalmente questo può avvenire in circostanze istituzionali, che ne so, matrimoni tardivi, riunioni di vecchi compagni di classe che non si vedono da secoli, eccetera, o può avvenire anche per caso. Ed è, come sapete bene, o come sa chi ha raggiunto già una certa età, è un'esperienza naturalmente tra le più spaventose e vertiginose che la vita, già di per sé spaventosa e vertiginosa, possa riservarci. E improvvisamente ti si fa incontro, che ne so, la bella della classe, per cui hai spasimato tutti gli anni del liceo, che nel frattempo si è trasformata nella sosia di Donald Trump. E hai questa impressione che ci sia qualcosa di assurdo, di beffardo, di crudele nell'azione che il tempo ha esercitato su questa persona. Allo stesso tempo però avviene qualcosa di ancora più vertiginoso, cioè tu dici, ma se io la vedo così, lei come mi vede? Ed è quella il momento in cui noi abbiamo l'esatta nozione del tempo che è passato e del disastro che ha compiuto su di noi. È un po' come quando sempre più spesso capita, no? Io sono di Roma, ogni tanto abito in un posto abbastanza centrale, però non proprio nel centro storico, ogni tanto mi avventuro nel centro storico ed è come camminare in un camposanto, nel senso che hai la sensazione che quel negozio, quella bottega che erano lì, che stavano lì da sempre, ora non ci sono più, o c'è un'altra cosa che non riconosci, hai appunto l'impressione di essere uno zombie che cammina in un mare di cadaveri. Scusate l'inizio un po' così funereo, ma adesso ne uscirò fuori con quello che voglio dire. Quello che voglio dire è questo: il tempo è una cosa, come dire, dannatamente complicata e difficile da sostenere, se non forse in un luogo, che è il luogo di cui io oggi vorrei parlarvi, che è il luogo della narrativa, il luogo della letteratura, segnatamente della narrativa. La ragione per cui noi amiamo e leggiamo i romanzi, per cui in fondo, nonostante tutto, nonostante ogni tanto qualcuno dica che il romanzo non ha più senso, che è morto, noi ci ostiniamo a scriverli, a leggerli, sia i classici ma anche i contemporanei, e anche con una certa gioia, proprio perché il romanzo è quel luogo in cui il tempo viene celebrato. Personalmente ho una particolare, come dire, simpatia che suscita su di me anche una forte commozione nei confronti, per esempio, di quelle straordinarie ellissi che tu incontri nei romanzi ottocenteschi, quando c'è scritto, che ne so, finalmente arrivò la primavera, quello fu un Natale particolarmente sfavillante, o che so io, proprio perché il romanziere, soprattutto il romanziere ottocentesco, è capace più di qualsiasi altro di dare proprio il senso del tempo, di scolpirlo.
Naturalmente ci sono molti modi che un romanziere ha di trattare il tempo e sono modi molto spesso addirittura antitetici. Penso a un romanzo, come dire, fondamentale nella storia del romanzo, come il Tristan Shandy di Stern, che è un romanzo, insomma, uno dei grandi capolavori della letteratura inglese del Settecento, ed è uno strano romanzo in cui il protagonista, questo Tristram Shandy, è come se non riuscisse mai a nascere, è come se il tempo fosse in qualche modo chiuso in un bozzolo e da lì non si può uscire. Naturalmente ci sono romanzi, per esempio, nell'Ottocento che invece si abbandonano in modo quasi voluttuoso al tempo. È il caso di Tolstoi, per esempio. C'è una bellissima intuizione che Vladimir Nabokov fa in una delle sue lezioni alla Cornell University, proprio su Tolstoi, e lui dice una cosa che è molto semplice verificare. Cioè lui dice: la ragione per cui noi non ci stanchiamo mai di Tolstoi, perché continuiamo a leggerlo e a rileggerlo nel corso degli anni, e quando ci entriamo non riusciamo a uscirci, dipende probabilmente soprattutto dal fatto che il tempo che Tolstoi mette in scena assomiglia straordinariamente al tempo fuori dalla pagina, al nostro tempo. È come se ci fosse una perfetta sintonia. Quindi questa esperienza grandiosa che è leggere Guerra e Pace si trasforma in un'esperienza in cui noi sostanzialmente ci sentiamo come invecchiare con i personaggi. Invecchiamo noi, cambiamo noi. Poi c'è quell'altra esperienza altrettanto straordinaria di rileggere quello stesso classico dopo tanti anni. Anche lì percepisci come il tempo è cambiato, come il lettore di allora non è il lettore di oggi. Quello che non capivi allora lo capisci oggi, e quello che ti sembrava di capire allora oggi non ti dice più niente. Poi naturalmente c'è un'altra categoria di romanzieri più vicino a noi, sono quelli i modernisti, in fondo di questo oggi parleremo di uno di loro, che sono, per esempio, che ne so, appunto, Virginia Woolf, Thomas Mann, Herman Brock, no? Loro invece trattavano il tempo in un modo completamente diverso, cioè per loro il tempo quasi non esisteva, se non per alcuni istanti, per così dire, epifanici, quei momenti straordinari nella vita di ciascuno di noi e nella vita dei personaggi di questi romanzi, in cui tu hai la sensazione che in un solo istante condensi l'essenza di una vita. È quello che avviene, ne so, a Miss Dalloway, quando nell'omonimo romanzo di Virginia Woolf rientra dopo aver comprato i fiori in casa nella sua bellissima dimora aristocratica, e in un istante ha la sensazione che questa sua casa sia una sorta di cripta sacra dove appunto avvengono dei ricevimenti, delle feste sontuose. Però il tema è questo, è questa sensazione di eternità in un istante caduco. Esperienza analoga la troviamo, per esempio, nella Montagna Magica di Thomas Mann, quando il protagonista, che è recluso in questo sanatorio di lusso sui monti, in cui improvvisamente si chiama Hans Castorp, esce fuori dal suo sanatorio, c'è una tormenta di neve, ha la sensazione di fare un'esperienza gigantesca, l'esperienza più importante della sua vita, come se passino giorni, eccetera, rientra e si rende conto che sono passati pochi minuti. Quindi anche lì il tempo è stato completamente distrutto e manipolato. Oppure ci sono romanzi come, non so, La morte di Virgilio, L'Ulisse di Joyce, in cui il tempo è talmente stravolto che tu impieghi, non ne so, 6 mesi per leggere un libro che racconta una sola giornata o una sola notte. Ecco, diciamo che io ho una naturale diffidenza nei confronti dei romanzi e delle opere narrative che negano il senso del tempo. Naturalmente questo è capitato. C'è una stagione del romanzo francese della metà del XX secolo, il Nouveau Roman, che erano romanzieri molto in gamba, molto, molto colti, molto, molto spregiudicati, penso a Butor, Rob Grier, la Nathalie Sarraut, tanti altri. E loro invece ce l'avevano con questa idea, no? Dicevano: no, basta, il romanzo non può essere soltanto questa cosa qui, il tempo che passa. Bisogna fare dei romanzi in cui tutto è immobile, dove il dato essenziale è lo sguardo.
Naturalmente, rileggendo oggi quei romanzi che pure hanno un loro interesse, per così dire, storico-accademico, tu hai la sensazione che in realtà tutto sia straordinariamente inerte, perché se alle cose togli il tempo, se non esistesse il tempo, mi verrebbe da dire, non esisterebbe probabilmente la letteratura, se non esistesse la morte, non esisterebbe l'arte, o quantomeno non avrebbe lo stesso senso. L'arte è proprio un segno del tempo. Si dà il caso che uno dei maggiori rappresentanti di quel movimento, appunto del movimento del Nouveau Roman, che scriveva degli ottimi saggi per giustificare questa sua, come dire, acrimonia nei confronti di un certo modo di intendere la letteratura, che si chiamava Nathalie Sarrotte, a un certo punto scrive un saggio e il suo oggetto polemico è proprio lo scrittore di cui vorrei parlarvi oggi, ossia Marcel Proust. Quello che lei rimprovera a Proust è proprio di essere il massimo rappresentante di un certo modo di concepire il romanzo, ossia un romanzo che si è messo in testa che il tempo deve essere l'assoluto protagonista. Uno scrittore come Marcel Proust che ha costruito la sua opera cercando di violare il senso e il segreto del tempo. Direi che questa è la ragione, diciamo così, provocatoria per cui ho intitolato appunto questo libro Proust senza tempo. La cosa va intesa in modo sia ironico che polemico, da un altro perché cioè, è un gioco di parole, come a dire, Proust muore tutto, ma Proust è senza tempo, Proust è immortale. Allo stesso tempo perché non so quanto abbia senso ancora oggi ritenere Proust soltanto lo scrittore del tempo, è, come vedremo, qualcosa di molto di più. Il fatto sta che mentre scrivevo questo libro, è una vita più o meno che mi occupo di Proust, mi sono chiesto che diavolo di senso ha scrivere l'ennesimo libro su Proust in un anno in cui usciranno un sacco di libri su Proust perché è il centenario della sua morte, sono 150 anni della sua nascita. E allora scrivendolo mi sono reso conto che in realtà non stavo scrivendo un libro su Proust, grazie al cielo, cosa che nel corso della vita mi era già capitato di fare, bensì stavo scrivendo un libro su una categoria umana piuttosto singolare, simpatica ma anche a tratti un po' ripugnante, che sono i prustiani. I prustiani non sono fan come tutti quanti, anzitutto perché c'è qualcosa nella loro fedeltà che è un po' canina, no? Proust conosce il segreto di entrarti dentro e di non lasciarti più in pace. Agisce sui proustiani, Proust parlo, in un modo lento e subdolo, tintillando delle corde, diciamo, che noi non sappiamo neppure di avere. E poi, una volta che sta lì, non sai più come sbarazzartene. Ora, non so quanti proustiani abbiate conosciuto nella vostra vita, però appunto sono queste figure che sono talmente ossessionate dal loro oggetto di adorazione che in qualche modo hanno una difficoltà a leggere qualsiasi altra cosa che non sia quella, e ogni anno, quasi come fosse un pellegrinaggio, tornano ossessivamente su quelle pagine. E mi è capitato anni fa di parlare con una mia collega all'università, che era una musicologa, che mi diceva che qualcosa di analogo avviene per i wagneriani. Anche i wagneriani hanno questa sorta di religione del loro oggetto di studio, di ammirazione, e pare che nel Cinquecento capitasse una cosa analoga con Petrarca. Fatto sta che il proustiano è una figura che ha un'affezione nei confronti appunto del proprio oggetto di studio che ha qualcosa di incredibilmente morboso. La cosa realmente strana di cui mi sono reso conto nel corso degli anni e mentre scrivevo questo libro è che ci sono due sentimenti da cui il narratore della Recherche, che è il protagonista di questo straordinario libro, cerca in tutti i modi di liberarsi. Questi due sentimenti sono lo snobismo e l'idolatria.
e cercheremo ora di spiegare cos'è una cosa e cos'è l'altra. E ormai la critica più avvertita tende a dire che Proust diventa Proust e il narratore della recherche diventa il narratore della recherche, cioè lo scrittore che è, nel momento in cui finalmente riesce a liberarsi dallo snobismo e dall'idolatria. Ora, la mia impressione, l'impressione che mi sono fatto, essendo io proustiano per primo e avendo frequentato nel corso della vita molti, molti proustiani, è che in uno strano, vertiginoso paradosso, il proustiano sia affetto da due difetti caratteriali, che sono per l'appunto lo snobismo e l'idolatria. Diciamo, proviamo anzitutto a capire cos'è lo snobismo, perché certo non è che lo ha inventato Proust. Diciamo che lo snobismo è un contegno che chiunque abbia un rapporto sociale non può non mettere in scena. Una forma di snobismo è quella, per esempio, di chiamare le persone importanti solo per nome, no? Di questi tempi si direbbe: ieri sera mi ha chiamato Giorgia, per dire naturalmente Giorgio Meloni, ha ragione quello che diceva Mario, per dire, no? Mario Monti. Questa è un'antipica forma di, che ne so, di snobismo, di Mario Draghi più recentemente. La cosa difficile da capire è che se noi abbiamo un rapporto sociale, questo rapporto sociale non può non essere improntato allo snobismo. Chi è più snob? Quello che, maneggiando un pessimo inglese, che ne so, affetta una pronuncia impeccabile, o chi proprio perché parla molto bene l'inglese non si preoccupa di nascondere l'accento italiano? Chi è più snob? Il tifoso che va allo stadio con il New Yorker sotto braccio o il cattedratico che tra un Nelson nell'altra apre la Gazzetta dello Sport? Chi è più snob? L'impiegato che si indebita per un posto in prima classe in aereo o il tycoon che va al lavoro in bicicletta? Chi è più snob? Lo scribacchino che si vanta di pidocchiosi premi conseguiti in 30 anni di trascurabile carriera o il grande scrittore che rifiuta il Nobel? Chi è più snob? Il cinefilo che si rifiuta di vedere un film doppiato o quello che non si perde un cinepanettone? Il gourmet dei ristoranti stellati o il gourmet che va a mangiare da McDonald's? Come vedete, diciamo, non si può non essere snob. C'è una difficoltà tecnica di non essere snob. Direi che erano anni che sognavo di parlare di snobismo a Cortina, ed è interessante, no? Perché questo è un caleidoscopio interessante per valutarlo. Chi è più snob? Chi va a Cortina o chi si rifiuta di andare a Cortina? Quando da ragazzo ogni tanto mi capitava di venire qui in Settimana Bianca, e lì c'erano delle vere e proprie classi sociali stratificate. Chi aveva casa guardava con disprezzo chi andava in albergo, chi andava in albergo guardava con disprezzo chi andava nel motel dell'Agip, che ne so, chi andava nel motel dell'Agip guardava con disprezzo chi andava in un paesino fuori Cortina, e così via. Non se ne esce. Lo snobismo è un sentimento da cui un uomo non può in nessun modo uscire, che è ineludibile. Pensateci, no? Uno dice: va bene, non voglio essere uno snob, allora non frequento più nessuno, sto a casa. Ma esiste un atteggiamento più snob di questo? Allora tu dici: no, va bene, allora sarò un uomo per tutti, frequento tutti. Ma cosa c'è di più snob del principe romano che dà del tuo al portinaio? Come vedete, lo snobismo è un peccato da cui è impossibile liberarsi. Ed è interessante che Proust lo abbia rivelato con questa forza, con questa potenza. Lui divide lo snobismo in due categorie che mi sembrano molto, molto appartenenti al suo mondo, ma che, se ci pensate, possono essere rivolte anche al nostro, perché lui divide gli aristocratici in due categorie, appunto. Ce n'è una che possiamo dire che è lo snobismo classico,
che è quella del borghese, quindi chi occupa una classe sociale, diciamo, svantaggiata, almeno nel mondo prussiano, che è un mondo dove domina l'aristocrazia, che è talmente avverte talmente forte il proprio complesso di inferiorità nei confronti degli aristocratici da affettare un disprezzo nei loro confronti. Ah, io con quelli non mi mischio, quelli non li voglio vedere. Madame Verdurin, che è la regina di questi tipi di snob, li chiama, gli aristocratici, li chiama i noiosi, perché lei non ha accesso ai loro salotti e quindi li guarda con rancore, che però affetta, che però invece tramuta in qualcosa di completamente diverso, fa finta di disprezzarli. D'altra parte c'è l'altro tipo di snobismo, che invece è lo snobismo di chi occupa un posto in società particolarmente importante, è quello che possiamo definire lo snobismo degli aristocratici. Quindi io mi sento talmente superiore agli altri che ho nei confronti degli altri un atteggiamento di grande condiscendenza. Quelli, no, che dicono di fronte a un buzzurro della peggior risma, ma che simpatico, no? Ma che simpatico, proprio per entrare in una relazione di. Diciamo che c'è per esempio, una, sempre così, parlando un po' a braccio, c'è una scena molto, molto bella in cui Proust dà conto di questa forma di snobismo, perché a un certo punto il narratore, insieme alla nonna, sono allo zoo e improvvisamente la nonna, che andava a scuola con il bel mondo, con molti rappresentanti del bel mondo, incontra una delle maggiori dame parigine, che sta proprio all'apice del Faubourg Saint-Germain in quegli anni, che naturalmente, avendo questo tipo di snobismo, ha degli atteggiamenti nei confronti degli altri di grande affetto e condiscendenza. E Proust fa una notazione bellissima, cioè dice: questa signora parlava a me mia nonna di fronte allo zoo, di fronte alla gabbia dove erano le scimmie, aveva delle noccioline in mano e non sapeva se darle a noi o alle scimmie. Ecco, Proust denuncia lo snobismo, in qualche modo lo denuncia in sé e lo denuncia nella società che lui mette in scena. Si dà il caso però che i suoi grandi ammiratori, i proustiani, per cui forse non avrebbe tutta questa simpatia, invece indulgono nel più spaventoso snobismo. Li conoscete, no? Hai mai letto La Recherche? No. Sì. Quante volte l'hai letta La Recherche? 3, 5, 10, non se ne esce più. Naturalmente lo snobismo passa, come dire, anche attraverso un atteggiamento nei confronti degli altri scrittori, che non sono mai all'altezza di Proust, e nei confronti di chiunque altro studi Proust, che non lo studia nel modo giusto. È come se, come dire, lo snobismo denunciato da Proust però poi si riverberasse in una forma piuttosto perversa sui suoi lettori. L'altro sentimento che Proust mette in scena è il sentimento dell'idolatria, l'impulso all'idolatria. Ora, che cos'è l'idolatria? Qui è un po' più complicato da spiegare dello snobismo. Diciamo che, in soldoni, l'idolatria è chiunque dimentichi il contesto per valorizzare il piccolo dettaglio. L'idolatra è colui che non tiene conto del contesto, ma dà conto soltanto del dettaglio. Naturalmente è una forma di straordinaria finezza, l'idolatria, ma è anche, come dire, una forma di stupidità, di ottusità, perché non ti consente di avere il senso, no, del contesto, il senso delle cose. Senza che io faccia nomi e cognomi, perché è un po' delicato, lasciatemi che io vi faccia un esempio. Qualche anno fa, ero ancora un giovane aspirante scrittore, che però aveva avuto la fortuna di esordire con un racconto su una rivista importante, eccetera, e avevo la possibilità, iniziavo a frequentare alcuni scrittori importanti. Due scrittori di cui parlerò, di cui non potrò fare il nome per ragioni comprensibili, erano due scrittori importanti di qualche anno fa, che ora non ci sono più, che anzi
uno dei due si è ormai trasformato in un classico, e ricordo che a un certo punto uno di questi due scrittori venne meno, è morto, e noi andammo a quella che si chiama la Camera Ardente per vederlo, per dargli l'estremo saluto, come si suol dire, e io mi trovai accanto al secondo scrittore, che all'epoca era ancora vivo, e che era stato molto amico dello scrittore, diciamo che non c'era più, dello scrittore morto. E così era una situazione di estrema come dire, dignità, cordoglio, insomma, come si conviene a un'occasione di questo tipo. Se non che, uscendo, io mi intrattenni con lo scrittore, diciamo, ancora in vita, che aveva avuto un lungo rapporto di amicizia con lo scrittore che non c'era più, e lui mi disse: certo che aveva una cravatta bellissima. E io, in che senso? Cioè, ero piuttosto esterrefatto. Alludeva alla cravatta del morto, che era evidentemente piuttosto bella. E continuò a intrattenermi per un po' di tempo su quanto questa cravatta fosse bella, su quanto questa cravatta fosse elegante. Ora, questo è un tipico caso di idolatria. C'è una cosa straordinariamente seria, come la morte di un amico, e tu ti concentri su un dettaglio, ancorché insomma interessante, come una cravatta scelta bene per affrontare l'eternità, no? Ecco, perché lo ha fatto, non so dirvelo, per snobismo, per idolatria o per esorcizzare il senso della morte. Fatto sta che il suo era un tipico atteggiamento idolatra, ed è un atteggiamento idolatra che hanno molti personaggi della Recherche. Pensiamone al più celebre, che è Charles Swann, no? Swann si innamora, nel famoso libro Un amour de Swann, di una cocotte, di una signora, diciamo, che non può essere considerata una vera e propria prostituta, diciamo che è una mantenuta, si direbbe oggi, che si chiama Odette de Cressy. Si dà il caso che Odette non corrisponda precisamente all'ideale erotico di Swann, e che quindi lui, per innamorarsi, debba disegnare un certo itinerario interiore. Questo itinerario interiore passa attraverso un atteggiamento idolatra. Lui inizia ad amare Odette nel momento in cui la associa a una particolare musica, che è la musica di Van Teyghe. Lui inizia ad amare Odette nel momento in cui Odette gli ricorda la Sefora di Botticelli, quel bellissimo affresco che sta a Roma nella Cappella Sistina. Quindi è come se anche un sentimento essenziale, fondamentale, come appunto il sentimento amoroso, negli eroi della Recherche dovesse essere sempre mediato attraverso un atteggiamento idolatra. Non si ama mai in modo genuino, ma si ama sempre in modo mediato. Naturalmente, come vi dicevo prima, l'idolatria è sicuramente un atteggiamento che può avere anche una sua bellezza, un suo senso, innamorarsi dei dettagli. In fondo, quando noi leggiamo un bel libro, assaggiamo un buon vino, noi ci innamoriamo dei dettagli. Però può essere un peccato mortale da un punto di vista intellettuale se questo non ti consente di poi percepire allo stesso modo la forza del contesto. Ecco, si dà il caso, torniamo lì, che il lettore proustiano di Proust, il proustiano, è fondamentalmente un idolatra. Lo capite che è un idolatra perché molto spesso si riuniscono per consumare dei dolcetti immergendoli nel tè, no? Per avere una sorta di seduta spiritica che deve richiamare l'anima di Marcel. Lo capite perché non si contentano di leggere il libro, ma devono ogni tanto, come dire, intraprendere dei pellegrinaggi come in Terra Santa, andando a vedere il Grand Hotel di Cabourg, oppure andando a vedere la casa del narratore a Combray, esperienza che vi confesso, appunto, da ragazzo ho fatto anch'io, esperienza che mi ha abbastanza turbato. Andai in effetti con un'amica a visitare
il luogo, questa casupola di campagna dove, che sta a Ilie, che poi adesso si chiama Combré come nella Recherche, dove c'era la casa della zia di Marcel e anche la casa della zia del narratore della Recherche, dove c'era il giardino di Swann, dove un po' più in là c'era, si ergeva il castello dei Guermantes. Insomma, il cuore della Recherche nasce in questo paesino a un centinaio di chilometri da Parigi, dove Marcel, quello vero, andava da ragazzino in vacanza e che poi ha trasfigurato nella Recherche, e rimase abbastanza sconcertato perché, a fronte della straordinaria poesia di quelle pagine appunto che il prustiano ama, era un posto orrendo, una casetta striminzita, il giardino di Swann era un orto sostanzialmente, e anche lì pensavo come appunto Proust abbia fatto un itinerario che è completamente inverso rispetto alla idolatria, proprio perché è riuscito a rendere ciò che era così così triste e piccolo borghese, uno dei, appunto, dei ricordi infantili più straordinari della storia della letteratura. L'idolatra che vuole inverare, verificare la bellezza di quei luoghi attraverso l'esperienza, invece va incontro a un'enorme delusione. Un'altra delle caratteristiche del prustiano è quella che potremmo chiamare la tentazione biografica, cioè l'idea che quello che è avvenuto, quello che Proust racconta nella Recherche, il prustiano, soprattutto il prustiano alle prime armi, tende a confonderlo con quello che è avvenuto realmente nella vita di Marcel. Al punto tale che nel momento in cui tu prendi un po' più consapevolezza, un po' più dimestichezza con questo testo straordinario, ti rendi anche conto che in realtà devi prendere un po' le distanze da tutto questo, devi avere un atteggiamento un po' più freddo nei confronti della Recherche. Non è la biografia di Marcel Proust, è una opera letteraria, è un romanzo. È vero, questo è vero. Ma è completamente così? Mi ricordo che anni fa ero un giovane appunto studioso, andai a fare una conferenza in uno di questi posti per snob, gli amici di Proust, gli amici di Marcel Proust, gli amici della Recherche, eccetera, con queste signore malvagie, cattivissime, che ti guardano in cagnesco, che vivono solo di tisane, no? E mi ricordo che alla fine della prolusione una signora, appunto una di queste signore cattivissime, mi avvicinò e mi disse: si rende conto che lei ha confuso per ben due volte Marcel con il narratore, come se avessi fatto un crimine contro l'umanità. In realtà una delle cose appunto di cui mi sono reso conto anche scrivendo questo libro è come sia essenziale per noi che leggiamo la Recherche farla un po' di questa confusione, confondere la vita di Marcel con la vita del narratore. E ci sono, grandi scrittori che hanno letto Proust, come Roland Barthes, come lo stesso Nabokov, che non fanno altro che metterci in guardia, dicendo: una cosa è il romanzo, una cosa è la vita, non bisogna confonderli mai. Diciamo che io mi attengo invece al principio ispiratore di una grande poetessa contemporanea canadese che si chiama Anne Carson, che dice: fermo restando che la teoria della trasposizione è un meccanismo ermeneutico sgraziato, intrusivo e sconfortante, nel caso di Proust è anche irresistibile. Sì, è irresistibile, nel senso che tu hai proprio bisogno, un bisogno fisico, di identificare Marcel con il narratore della Recherche. In fondo, di cosa parla questo strano libro? La Recherche è la storia di un uomo che ha investito tutto sulla vita e sulla felicità e che pian piano rimane deluso sia dalla vita che dalla felicità. Dopo queste delusioni,
capisce che l'unica via per essere forse felici è l'arte. E allora sogna di diventare scrittore. Passa una serie di peripezie e finalmente, dopo alcune esperienze epifaniche che avvengono nell'ultimo libro, nel settimo libro della Recherche, nel Tanre Troué, in cui ha la sensazione di aver ritrovato il tempo perduto, in quel momento lui capisce di essere uno scrittore. Nel momento in cui lui capisce di essere uno scrittore, lui inizia a scrivere un libro, proprio mentre il suo libro, mentre noi stiamo finendo di leggere il suo libro, lui inizia a scrivere un libro che non è altro che il libro che noi abbiamo appena finito di leggere. E questa strana, ipnotica circolarità, direi, che imbriglia per sempre il lettore della Recherche. Però, come vi dicevo, c'è nel Proustiano il desiderio di identificarsi in questo itinerario morale intrapreso dall'eroe della Recherche, cioè dal narratore. Proverò a spiegarmi in parole un po' povere. Marcel Proust era un ragazzo di buona famiglia borghese. Il padre era un uomo dotato di molti mezzi economici e la madre anche, perché era figlia di una dinastia di agenti di cambio ebrei che avevano fatto i soldi, diciamo, a metà dell'Ottocento. Quindi, diciamo, nasce in un contesto particolarmente vantaggioso, un contesto particolarmente agiato. Ciò detto, però, è un uomo che nasce con alcune magagne che deve affrontare sin dalla prima infanzia. La prima e la più, diciamo, impediente è la malattia. Soffre di una forma piuttosto fastidiosa di asma che molto spesso lo costringe a letto e che gli preclude anche la possibilità di fare una vita sana, all'aperto, con gli altri, eccetera, che tra le altre cose paradossalmente diventerà invece uno sprone per frequentare la società, segnatamente l'altra società. Oltre a essere appunto sostanzialmente malato, e un malato cronico, che lo sarà per tutta la vita, Marcel è anche un omosessuale in tempi in cui essere omosessuale era decisamente meno comodo e meno potabile di quanto non sia oggi, in una società che era fondamentalmente omofobica. E se pensate che dall'altra parte della manica c'era l'Inghilterra vittoriana, che come sapete era piuttosto truce nei confronti degli omosessuali, diciamo, colti in flagranza di reato. La vita di Marcel, infatti, è stata tutta spesa all'insegna della dissimulazione. Probabilmente ha avuto una sola storia di amore realmente compiuta. Le altre sono state delle storie di amore piuttosto così controverse e abortite. Proust era di origine ebraica, in un periodo della vita in cui essere in un periodo della storia umana in cui essere ebrei era un problema. Erano gli anni dell'affare Dreyfus, subito dopo la morte di Proust sarebbero arrivate le leggi razziali e molti degli amici ebrei di Proust sarebbero morti ad Auschwitz. Quindi, insomma, e oltre a essere, come dire, ebreo, era anche un ebreo che aveva il desiderio e la necessità, come capitava a molti ebrei del bel mondo in quegli anni, di farsi un nome e di entrare in un mondo proverbialmente antisemita come quello appunto dell'aristocrazia merovingia, appunto il famoso Faubourg Saint-Germain. Oltretutto Proust era uno snob, lo abbiamo visto, era uno snob, era un,
un ragazzo che aveva delle serie difficoltà ad applicarsi. Naturalmente questo era giustificato anche dal contesto, dalla malattia, al punto tale che alla fine non ha fatto un tubo per tutta la vita, è rimasto a vivere con i suoi genitori fino a che i due non sono morti. Tra il 4, il 5 e il 6 l'intera famiglia di Proust scompare dalla faccia della terra e lui si ritrova come questo ragazzo malcresciuto, malvissuto, che ha vissuto una vita tra agi, appunto un po' snob, con le sue controversie sentimentali, sessuali, razziali, e sostanzialmente un fallito. Cioè una bellissima, struggente lettera che lui scrive a un'amica alla fine degli anni 90, quando è già un ragazzo invecchiato, appena abbandonato l'idea di scrivere il suo romanzo, primo romanzo, che si chiama Jean Santeil, e lui dice: se mi guardo indietro vedo soltanto macerie. Quindi è come se Proust avesse, come dire, convissuto tutta la vita con questo senso di fallimento, e che questo fallimento potesse essere riscattato solo attraverso un'opera letteraria di cui non si sentiva capace. È quella che mi piace chiamare la sindrome di Salieri. Non so se qualcuno di voi ricorda quel bellissimo film di Milos Forman o quella bellissima pièce di Pushkin, no? In cui si racconta della storia di questo musicista italiano che ebbe un enorme successo proprio negli anni di Mozart, che improvvisamente si rese conto che al suo fianco c'era appunto Mozart, e che voler fare musica negli anni di Mozart era una cosa piuttosto frustrante. E la sindrome di Salieri non è altro che questa: l'idea che tu hai la sensazione che il Dio ti abbia dato la capacità di riconoscere la bellezza, ma che quello stesso Dio non ti abbia dato la capacità di crearla. Sostanzialmente è questa la condizione in cui Proust ha vissuto tutta la vita: malato, ebreo, omosessuale, snob, ipocrita, un'esperienza abbastanza, appunto, per il proustiano abbastanza deludente. La lettura, per esempio, dell'epistolario proustiano, delle lettere di Proust, sono una ventina di volumi raccolti da Philip Kolb, sono terribili, sono le lettere di un ipocrita, di un mondano ipocrita, direi anche, scusate la parola forte, di un leccaculo. Gli elogi che rivolge a dei poeti minori, ma che hanno un'enorme influenza in società, sono spaventose. Ed ecco che è esattamente questo signore che, dopo la morte dei genitori, cambia completamente la sua vita. La cambia in un modo talmente straordinario che è entrato nel mito, nella storia della letteratura. Va in un piccolo albergo di Versailles, dove sta per qualche giorno, fa in modo che gli amici e le amiche soprattutto lo aiutino a fare questo definitivo trasloco in questa casa, nella casa dove scriverà per la maggior parte, insomma, quasi fino alla fine, poi fa un ultimo trasloco, ma prima dell'ultimo trasloco, insomma, passa in questa casa molti anni, e vive in una condizione assolutamente straordinaria, perché fondamentalmente chiude ogni rapporto con il mondo, almeno con il mondo altolocato che ha frequentato fino a quel momento, fodera di sughero questa sua stanza da letto, nella stanza da letto ci sono sempre questi sulfumigi per l'asma, e sostanzialmente inizia a scrivere questo libro che è un libro che parla di un uomo che sta scrivendo un libro, e di un libro che gli riscatterà la vita. La testimonianza più commovente che noi possediamo di questa avventura, che è la Recherche, ci arriva
attraverso un libro che, come dire, per noi proustiani è un libro fondamentale. È il libro di Céleste Albaret. Ora, scusate un secondo che prendo la pagina. Céleste Albaret era una cameriera, una ragazza, una provinciale, che a un certo punto, proprio nell'anno in cui Proust pubblica il primo libro, entra in casa di Marcel. Tra loro due inizia un rapporto che durerà più o meno tutta la vita, cioè fino alla morte di Marcel, che appunto è avvenuta nel 22. Scusate, prima di parlarvi, fatemelo trovare il passo. Eccolo qui, scrivere la parola fine. Tra i due appunto inizia questo rapporto. Non capisco. Ecco, sì, ho trovato. Allora, tra i due inizia questo rapporto profondo e Céleste rimane a vivere con Marcel fino alla sua morte. Dopo la morte di Marcel, tutti si presentano al cospetto di Céleste per sapere, per avere una testimonianza di quegli anni. Céleste, che si rifiuta di parlarne per 50 anni, se non che ormai molto vicino alla morte, decide di confidare a uno studioso, tra l'altro proustiano, insomma, di condividere con questo studioso proustiano i suoi ricordi, e ne esce fuori uno dei libri più, per me, più commoventi, più toccanti che siano mai stati scritti sulla recherche. In realtà Céleste ci racconta soltanto la vita di quest'uomo, che è una vita completamente dedita all'arte, completamente scombinata. La giornata di Marcel funziona così. Lui si sveglia, diciamo, il pomeriggio inoltrato, dal pomeriggio inoltrato fino alla notte più o meno scrive, la notte si mette il frac, esce e va a frequentare i salotti che ispira nel suo libro, e rientra sempre al mattino abbastanza presto e si rimette a letto e poi si sveglia. Vorrei farvi notare che tenendo conto di questo tenore di vita un po' scombiccherato, un po' scombinato, si capisce ancora meglio il famoso incipit della recherche: per molto tempo sono andato a letto presto, no? Che naturalmente significa per molto tempo sono andato a letto presto, cioè c'è stato un tempo della mia vita in cui la mia vita era più ordinata, oppure c'è stato un tempo della mia vita in cui andavo a letto presto perché ero un bambino e i bambini vanno a letto presto, ma significa anche c'è stato un tempo appunto della mia vita in cui io non avevo ancora questi ritmi diciamo di vita che sono completamente scombinati. Fatto sta che di fronte alla porta di Marcel c'è sempre Céleste, che accudisce quest'uomo con una dedizione assoluta. Ci sono anche degli aneddoti abbastanza singolari che danno anche il senso, per esempio, delle nevrosi proustiane. Per esempio, a un certo punto Céleste racconta in pagine molto, molto belle e divertenti il rito del caffè. Marcel era un gran signore con dei gusti particolarmente sofisticati, e anche in tempi di guerra, siamo 14-15, quindi era già scoppiata la Grande Guerra, aveva la necessità di una certa miscela che si trovava in un certo posto. E allora Céleste doveva andare una volta a settimana a cercarlo, trovarlo, doveva essere macinato in un certo modo, eccetera, così. Se non che la mattina, visto che quello sarebbe stato l'unico alimento di Marcel per tutto il giorno, la mattina, che in realtà era il tardo pomeriggio, perché lui si svegliava nel tardo pomeriggio, lei doveva fare il caffè diverse volte, perché nel momento in cui lui avesse
suonato la campanella due volte, significava che lei doveva entrare con il caffè. E lei sostiene che a un certo punto la simbiosi tra lei e Marcel era tale che lei riusciva a intuire con straordinario tempismo il momento in cui il suo signore avrebbe chiesto il caffè. Lei entrava in questa stanza soltanto con questo bricchetto del caffè, il latte freddo, una brioche che lui tra l'altro non consumava tutta ma solo a metà, e lo spettacolo che si trovava è uno spettacolo appunto infernale. C'era quest'uomo proverbialmente freddoloso che era dentro una pelliccia con dentro infilata dell'ovatta, tra l'altro ricorda Jean Cocteau che andava a trovare, che pare che l'odore non fosse dei più sani, nel senso insomma l'igiene non fosse tra le più sane, e c'era questa atmosfera oscura perché era tutto chiuso. C'era l'atmosfera appunto infernale data dai sulfumigi, quindi era come se fosse nel fumo, e in fondo gli occhi penetranti e la pelle bianchissima di quest'uomo che ti guardava con questo sguardo appunto penetrante e ironico. Ebbene, c'è un momento, credo, anche se Céleste non ce lo dice, più o meno nel 21, quindi insomma un anno prima della morte di Marcel, in cui a un certo punto avviene qualcosa di strano. Cioè Marcel suona in qualche modo fuori dagli orari canonici e suona una sola volta, non due, quindi non la chiama per il caffè. E lei, un po' sorpresa, entra. Lo trova lì. E lei gli dice, e lui le dice: stanotte, sa, Céleste, è accaduta una grande cosa per me. Per un po' Proust si diverte a stuzzicarla, gli dice che, insomma, dice che è successo qualcosa, ma non le dice cosa è successo. E questo è il ricordo di Céleste. Dissi: Messie, non capisco cosa sia accaduto, non riesco a indovinarlo. Deve essere davvero un miracolo, bisogna che me lo dica lei. Giubilava come un bambino che abbia giocato un bel tiro. E allora, cara Céleste, glielo dico io, è una grande notizia. Stanotte ho messo la parola fine, e sempre sorridendo e con quella luce nello sguardo, aggiunse: adesso posso morire. Oh, Monsieur, non parli di questo, gli dissi. La vedo troppo felice per essere riuscito a portare a termine quel che voleva, e anch'io lo sono. Ma poiché la conosco, temo che dovrò ancora incollare di quelle sue strisce di carta con altre correzioni. Lui rise. Questa è un'altra cosa, Céleste. L'importante è che da questo momento in poi sono in pace. Non avrò dato la mia vita in vano. Ecco, diciamo che forse il sentimento che più forte Proust riesce a comunicare ai suoi lettori è proprio questa idea che la vita, anche la più piccola come la sua, possa essere riscattata attraverso l'arte, attraverso un'opera letteraria. È strano quello che dico adesso, e direi che può essere anche una conclusione, ma molto spesso ci si chiede chi è il più grande scrittore francese, no? Chi è il più grande romanziere che la Francia abbia avuto. Ed è naturalmente difficile rispondere perché sono tanti e importanti. Forse si potrebbe pensare che il più grande scrittore che la Francia abbia avuto sia Balzac, per la straordinaria architettura composta da centinaia di romanzi che lui era riuscito a costruire attraverso la Comédie Humaine. Ma prima di dire questo, lasciatemi fare un'altra notazione, che però con questo ha a che fare, insomma, ha un rapporto. Ogni grande letteratura, penso alla letteratura inglese, alla letteratura italiana, alla letteratura spagnola, anche quella russa, a pensarci bene, ha al principio una sorta di grande iniziatore, una guida che la illumina,
Noi abbiamo naturalmente padre Dante, come sapete, gli inglesi hanno Shakespeare, gli spagnoli hanno Cervantes, i russi possiamo dire che hanno Pushkin in qualche modo, più recentemente. I francesi, questa straordinaria letteratura che la Francia è il paese della letteratura, no? Il paese della letteratura dove gli scrittori vengono seppelliti nei Pantheon, invece noi i Pantheon li utilizziamo, non so, per i condottieri, gli uomini politici. È il paese delle grandi librerie, è il paese dove la letteratura è consustanziale alla società, più di qualsiasi altro posto al mondo. Eppure proprio questo paese ha difficoltà a identificare lo scrittore che apre la traduzione, chi è Montaigne, chi è Molière, Racine, è difficile da capire. Probabilmente, questa è una cosa che diceva un grande prustiano, Tadier, probabilmente perché la Francia, questo scrittore ce l'ha, ma arriva alla fine. È colui che chiude la tradizione, ed è proprio Marcel. Marcel e quest'opera così gigantesca non a caso accoglie tutti gli umori della tradizione francese. C'è dentro un po' di Montaigne, c'è il teatro classico, c'è l'illuminismo, c'è Nerval, c'è Balzac, c'è Flaubert, c'è Stendhal, c'è Baudelaire, c'è tutto. E quindi la domanda che facevo prima, qual è il più grande romanzo francese? Probabilmente il più grande romanziere francese è Marcel Proust, e la più grande opera che sia mai stata scritta in Francia è La ricerca del tempo perduto. Perché lo dico, come dire, con questa emozione venata quasi di commozione? Proprio perché ti aspetti che un'impresa così straordinaria la compia un uomo forte e risoluto. L'idea che questo libro enorme, gigantesco, questo monumento del pensiero umano, sia stato scritto da un omino, malato, omosessuale, ebreo, snob, sostanzialmente inconcludente, è qualcosa appunto che mi riempie di ammirazione e di commozione. E ogni tanto mi chiedo, visto che i genitori di Marcel, che hanno lavorato sostanzialmente tutta la vita per metterlo nelle condizioni di non poter fare in tubo per tutta la vita, perché non contavano assolutamente sull'idea che lui potesse mantenersi da sé, quindi gli hanno lasciato talmente tanti soldi da poter vivere tutta la vita di rendita, e che percepivano questo figlio come una specie di genio fallito, mi chiedo cosa penserebbero, pensando il fatto appunto che il loro figlio, il loro petit Marcel, sarebbe diventato, sarebbe stato ricordato 100 anni dopo come il più grande romanziere che la Francia abbia avuto. Grazie.